La simulazione è stata realistica sotto molti aspetti, soprattutto dal punto di vista emozionale molto molto sentita da parte mia, in particolare perché ero sulla prima squadra che è arrivata sull'incidente e anche avendo un feedback da parte degli altri studenti, sentita anche da loro, tanto al punto da aver, diciamo così, ingenerato una sorta di stress così importante che sembrava veramente essere nel campo reale, non di una simulazione. Qualche nota particolare che spinge quindi a migliorare questi interventi, qualche nota che altri non vedono ma che solo chi è lì può sentire e provare? Ma ne abbiamo discusso lungamente tra di noi nell'ultima sessione del master, la sessione conclusiva, siamo arrivati a delle conclusioni che poi implementeremo tutti quanti insieme ancora anche mediante il forum che è continuamente aperto su internet e con cui continueremo a diciamo così, essere in contatto fra di noi studenti e con la faculty del master. Ma certamente dal punto di vista dell'organizzazione generale, mettere insieme tante figure del soccorso è una delle cose, se volete, più complesse da dover gestire.